Alexander, allora, questo tuo esordio col Manchester City come l'hai vissuto? Sinceramente non sono troppo contento perché abbiamo perso, però per me era importante, ho fatto 90 minuti dopo quasi un mese di riposo e sono contento della mia prestazione personale, però non era così benissimo perché abbiamo perso 3-1. Poi penso che ci abbiamo altri 10 giorni per metterci bene e cominciare bene il campionato. Tu potevi andare anche a Real Madrid perché eri ricercato anche dal Real Madrid. Perché hai scelto il Manchester City? Cosa ti ha convinto? È vero che c'ho l'altra soluzione, non voglio parlare dei nomi delle squadre, però ho scelto Manchester City perché penso che è una società in crescita e penso che per me, come un giocatore da, diciamo, giovane, 24 anni, c'è bel futuro avanti da me. Questo Manchester City ha grandissime aspirazioni. Tu dove pensi che possa arrivare questo Manchester City? Il nostro obiettivo è di vincere sempre, poi dove arriviamo ci vediamo a maggio, giugno, poi noi vogliamo vincere un trofeo, poi se riusciamo è benissimo perché ci serve tanto, perché ci teniamo tanto per i risultati e poi speriamo bene che cominciamo bene il campionato perché ci abbiamo due partite molto difficili con Tottenham e Liverpool subito e vediamo, però vogliamo vincere qualcosa e quello è sicuro. Ti manca un po' la Lazio e i suoi tifosi? Sicuramente, la Lazio è diventata mia casa, è stato 3 anni lì, sono cresciuto e ho fatto quella scelta perché volevo andare un passo in avanti, però sinceramente sono stato benissimo a Roma 3 anni, come dico sono diventato uomo, sono diventato calciatore lì e li devo ringraziare solo al presidente, al direttore Sabatini che mi hanno dato l'opportunità. Poi sicuramente ti ho detto mi mancherà a Roma. Ti faccio veramente l'ultima: Balotelli ormai è vicinissimo ad arrivare al Manchester City. Nello spogliatoio fra voi giocatori parlate dell'arrivo di Super Mario? Sinceramente io non ci capisco niente, ho poca roba inglese, parlo con Patrick Vieira e con i giocatori che parlano spagnolo e un po' italiano, quindi dal Mario sinceramente non so niente, non abbiamo parlato e poi non ho letto su Inter cosa succederà, però se ci arriva sicuramente ci può dare una mano, però quello dipende dalla società, non da me, non dai giocatori. Vedremo che succederà. Però comunque sarebbe ben accolto perché servirà questo Manchester City. Mi fate parlare dal mercante, non è da me. Non è da me. Veniamo qui.